pianto come in un bel film, la passione scoppia dentro, era scritto già che negli occhi tuoi c'è l'amore. Grande, grande è l'azzurro intorno a te, questo azzurro. Grande, grande l'emozione adesso c'è e ti prende per un sogno. Buonasera amici telespettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Aspettando Tifosi Napoletani. Oggi con me in studio non ci sarà Gennaro Montori, ma lo ascolteremo tra poco per telefono, per problemi suoi personali non è potuto essere qui con noi, ma è ritornato con me, a fianco a me, l'ex azzurro Sandro Abbondanza. Buonasera, ciao, Sandro. Ciao, buonasera. E allora Sandro, prima di guardare un attimo il servizio della partita che ci ha preparato Marco Di Bello, 30 secondi per raccontare cosa è successo ieri nel campo della Fiorentina. È successo che la Fiorentina, nonostante le tre sconfitte, è una squadra viva, molto viva, che gioca bene, che non ha subito nessun contraccolpo dal punto di vista psicologico, ci ha creato difficoltà, ci ha messo in difficoltà, non ci ha lasciato giocare come volevamo, è passata in vantaggio. Fortunatamente noi siamo riusciti a fare gol su una situazione di palla inattiva molto bene con Cavani, che è al suo 100° gol, questo è un fatto molto positivo. E poi insomma la partita nel primo tempo toni molto alti, soprattutto dal punto di vista agonistico. Nel secondo tempo è calato un po' l'agonismo, è migliorato un po' il gioco, si è visto qualcosina di più, la partita è stata un po' più divertente. E direi che tutto sommato è un buon punto, perché è un campo difficile secondo me quello della Fiorentina. È vero che noi abbiamo avuto anche delle buone occasioni con Cavani prima, con Pandev dopo, è stato bravo il portiere in quell'occasione, sul tiro di Amesic e sul tiro di Hiller anche il portiere pure ha fatto secondo me una grossa parata, però è pur vero che loro nel finale con Aquilani avrebbero potuto magari beffarci, quindi direi che tutto sommato bene così. Il Napoli esce, ci è andata bene, esce rinforzato, no, ma secondo me il Napoli esce rinforzato. Generalmente fino a qualche tempo fa succedeva che queste partite le perdevamo, oggi comunque l'abbiamo pareggiato e possiamo anche recriminare qualcosina in più, quindi direi che nel processo di crescita questo è un punto importante che lascia ben sperare. E allora guardiamo il servizio che Marco Di Bello ha preparato, ha riassunto in questo servizio tutto quello che è successo ieri in campo. Bene, rieccoci in studio e vado al telefono perché abbiamo in collegamento Gennaro Montori. Buonasera Gennaro. Sì. Buonasera, con me naturalmente c'è Sandro Abbondanza, Gennaro. Ciao. Ah, salve, buongiorno, buongiorno. Buonasera, chiedo scusa Sandro, tanto in casa. Ho perso il filo del giorno del... Scusatemi se non sono presente, purtroppo ho un problema alla schiena. Un abbraccio a Sandro e a tutti i nostri telespettatori. Anna, soprattutto a te, un abbraccio. Grazie, grazie. Gennaro, rimettiti presto naturalmente. Ma parliamo un attimo di cosa è successo ieri nel campo della Fiorentina. Cosa è mancato a questo Napoli? Innanzitutto è mancato che abbiamo iniziato tipo PlayStation, perché l'errore De Santis Britos è un errore da PlayStation. Mi ha fatto proprio male, perché poi c'è tanta gente che mette in discussione De Santis, che secondo me professionalmente è un grandissimo atleta, una persona per bene, un grande portiere, però purtroppo ha fatto un errore eclatante. C'è tanta gente che dice ma si è venduto la partita, le cose che si dicono nel calcio, e fa pure male. Anche Britos, che c'è la sua compartecipazione, praticamente Britos non può permettersi di andare addosso al portiere e di spingerlo, si è messo un po' di tutto. Mm-hmm. Pronto? Sì, 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 Gennaro, ti stiamo ascoltando, ti sto facendo parlare. E dicevo, anche Britos sembrava il giocatore da PlayStation, ha fatto molto errore, questo dispiace perché alla fine quello che dicevamo noi, non è un giocatore top player, non è male per una rosa, ma non è un giocatore top player. Lo stesso Zemail, quando noi diciamo non è male come giocatore, ma non è un giocatore da poter far vincere lo scudetto a una squadra, in sostituzione ad un giocatore come Berami che sta giocando alla grande.
anche perché poi andiamo a vedere dall'altro lato, mancano un giocatore come Pirlo, come Quagliarella ed altri, però vengono sostituiti da giocatori degni. Prendi Pirlo, viene sostituito da Drogba e praticamente che cosa si può fare? Fa due gol straordinari, lo ha fatto, certo, contro il Napoli. Sono giocatori che quando entrano fanno una differenza, i nostri purtroppo dalla panchina la differenza non la fanno, questo dispiace. Il Napoli comunque al di tutto avrebbe dovuto vincere la partita con Pandev che ha schiacciato a terra lì. Ci sono state un po' di situazioni, ovviamente non abbiamo visto quel Napoli brillante, un Napoli all'inizio un po' così sconcertato, non era un Napoli aggressivo, un Napoli non poco felice come le altre volte, un Hamsik sottotono. Poi il secondo tempo è stata una partita diversa. Ma come mai secondo te, Gennaro, abbiamo visto un Napoli sottotono? Ma questo non l'ho capito, la partita è stata presa, non lo so, forse c'era anche tanta ostilità, tanti tifosi sono stati maltrattati, abbiamo saputo anche con Angelo Bompamè, il nostro direttore, l'hanno trattato male, sapevamo, non c'è stato quel grande sostegno del pubblico napoletano nonostante i 6.000 tifosi, anche attraverso la televisione si sentivano solo i cori della Fiorentina, sì. Ovviamente un pubblico da 6.000 spettatori. Ci sono stati infatti dei cori contro i tifosi, contro i napoletani? Vabbè, questi ci stanno sempre, ormai lo sappiamo, non è che ce ne interessa tanto, questo spetterebbe alla Lega fare delle multe come fanno quando lo fanno con noi, come lo fanno con tante altre città, dovrebbero farlo anche, attuarlo anche con il Napoli, questo fa male, però alla fine sai, 6.000 tifosi al seguito, il pubblico di Napoli doveva farsi sentire un po' di più. Ma la squadra in campo, quando dico la squadra in campo non parlo di Mazzarri, perché Mazzarri ha anche osato, a un certo punto ha anche giocato a 4, quando è uscito Gamberini. Ovviamente l'arbitro all'inizio ci ha un pochettino messo il suo, ha fatto delle ammonizioni ingiuste, poi dopo man mano ha aggiustato il tiro, ha ammonito anche quelli della Fiorentina. Comunque a me il Napoli personalmente non è piaciuto. C'è un dato importante, quello di Cavani che continua a segnare, è sempre il matador, è sempre top player, un grande campione, ma penso che comunque tutto sommato quello che mi dà fastidio è vedere due acquisti come due giocatori che noi li riteniamo importanti, anche lo stesso Calè che non è nella prima scelta, ma anche un giocatore che può dare un qualcosa, non sono state proprio utilizzate, e questa è la dimostrazione che non sono top player. Allora giri e voti, come si dice a Napoli, sempre la colpa va a finire sul presidente, perché il presidente vuole investire, è ovvio che ci troviamo a 5 punti, si potrebbe ancora dire la nostra, io ci credo sempre, l'ho scudetto, ma come ho detto sempre, negli 11 siamo bravi, siamo eccezionali, ma già guarda quando c'è Britos in campo oppure un Zemail, il Napoli non è più il Napoli, bastano due giocatori che ti complicano un po' la partita. Perfetto. De Santis ci ha messo del suo, il Napoli è una squadra importante, però se non allunga la rosa non è un Napoli che può vincere lo scudetto, rischia anche il terzo posto, anche se io credo allo scudetto, ma con questa squadra è un po' difficile. Poi chissà, tutto può succedere nel calcio, è sempre una rivelazione, auguriamoci che lo sia il Napoli nonostante la situazione di classifica, ma fa male sapere che il presidente dice che basta con gli acquisti, e per me questo non è giustificato, è un presidente che pensa al business e non al calcio, e insieme a lui lo seguono altre persone, è ovvio che quando lo segue Formisano va tutto bene, perché lui comunque si occupa del marketing e potrà dire tutte le cose che vuole, lui è un dipendente, prende i soldi e va bene, ma se lo dicono gli addetti ai lavori che il Napoli va bene così, io non ci sto, perché praticamente il Napoli secondo c'ha un significato, può arrivare anche prima, perché non tentarci fino alla fine, perché il presidente non deve fare altri due acquisti, e perché il presidente dice che vuole spendere altri 15 milioni e lo vuole fare nell'anno prossimo, per me non è giustificato il presidente, e la folla napoletana comunque sta riuscendo a capire, nonostante siamo lì e la gente ancora vuole credere in lui, ma la gente sa che noi possiamo fare questo salto di qualità da qualche anno e non viene mai effettuato e ci chiediamo perché. Allora dico ancora una volta, presidente, lei ha rinforzato la Juventus con Quagliarella e gli ha fatto prendere tutti i giocatori che dovevamo prendere noi, non è che il tifoso della Juventus, mi rimane questo dubbio adesso. Gennaro, ti faccio confrontare un attimo con Sandro Abbondanza, e come dicevo è qui in studio con noi. Sandro, un bacio, un competentissimo Sandro. No, è quello che dice Gennaro per quanto riguarda gli acquisti, è una cosa che lui sostiene direi ha ragione da 3 anni, non è la prima volta che lo dice, questa è la terza volta che a noi capita in questo periodo qua di poter migliorare la squadra e di poter puntare decisamente all'ambitissimo scudetto facendo qualche acquisto azzeccato e invece non lo si fa, e adesso anche insomma sì, l'allenatore pure ha detto che sta bene così numericamente, poi non dipende da lui, il presidente come dice Gennaro ha già detto che si fermerà con gli acquisti, e questo è un piccolo dispiacere perché effettivamente
noi non diciamo che con degli acquisti mirati vinceremo lo scudetto, ma sicuramente potremmo provarci maggiormente, potremmo avere più convinzione. Sandro, vorrei anche da te, un esperto come te, un allenatore, è stato tanti anni nel Napoli, ha tante esperienze, ha giocato, sei stato 16 anni nel settore giovanile. Vorrei sapere anche se tu, noi ti ricordi, sono alcuni giovani che diciamo la storia è in Angola. Giusto. No, qualche nome pure nella nostra trasmissione. Questi due nomi soprattutto. Tu pensa per un attimo, questi due giocatori che abbiamo discusso la settimana scorsa, ieri, a Storia al posto di Britos, e Nainggolan sarebbe subentrato a Berami. Sarebbe stato un Napoli diverso in campo, no? Perché bastano due giocatori che non è all'altezza, con tutto il rispetto per Zemail e Britos, che li rispetto moltissimo sotto il profilo umano, sono due buoni giocatori, ma qua parliamo di vincere lo scudetto, Sandro. No, è così, perché è così. Che questi due nomi avrebbero potuto cambiare la gara, anche perché il Napoli non ha osato tantissimo, però quando ci è fatto avanti e quando ci ha tentato e quando Mazzarri ha avuto il coraggio di giocare a 4, il Napoli ha impensierito la Fiorentina e poteva far sua la gara. Volevo sapere un tuo giudizio da un tecnico. No, è così, è quello che pensiamo anche noi. Purtroppo senza nulla togliere ai giocatori che il Napoli ha in organico, quando entrano non riescono a darci qualcosina in più, fanno delle cose buone, però più di quello non riescono a fare. Non riescono, per esempio, come succede con Pogba o succede qualche volta con Caceres, saranno anche fortunati, ma loro entrano in un modo o nell'altro, riescono addirittura in certe occasioni a migliorarla. La squadra, a noi purtroppo questo non succede e quindi questo è un piccolo problema per una squadra che comunque per una tifoseria che vorrebbe ambire più decisamente al titolo, allo scudetto. Per il resto onestamente, Gennaro, io non penso che la sia molto, la difesa non credo che sia migliorabile molto, insomma, nel senso che se lui continua a giocare a tre, i giocatori che sanno fare bene la zona 3 onestamente non sono tantissimi in Italia, devi comunque prendere un centrale e poi lo devi adattare, ma i tempi del gioco a 4 non sono quelli del gioco a 3. A storia come giocatore potrebbe andare bene. Sì, anche perché è giovane ed è il rendimento, comunque sono anni che dà un rendimento sempre ottimale, quindi anche questo è importante. Giocatori. Tanto io vorrei dare due assist ai nostri tifosi per far capire. Vai, che uno quando parla non parlo tanto per parlare. Allora, praticamente noi quando potremmo anche giocare con Campagnaro, Cannavaro e Gamberini potrebbe andare bene, ma noi avevamo sempre preannunciato che durante l'anno può succedere qualcosa, ieri l'infortunio a Gamberini, la squalifica a Cannavaro, oppure se andiamo a notare per un attimo mi viene in mente questa cosa, due volte Atalanta-Napoli, praticamente una volta Cicadini non ha giocato, è entrato un sostituto, un nome che non mi ricordo nemmeno, figurati un po' se non è un giocatore importante o meno, e praticamente ha segnato per due volte contro il Napoli. Che significato ha questo? A volte anche dei giocatori non importanti in squadre importanti fanno comunque fare il salto di qualità alla squadra quando subentrano, e certamente questo giocatore giocava al posto di Cicarini. È la dimostrazione che le panchine possono cambiare in corso la partita. Il Napoli questo non l'ha mai fatto quasi. Questo è un dato sconfortante, significa che solo Insigne è un grande squadrone, però purtroppo nella rosa ha dei problemi. Solo Insigne riesce a dare qualcosa quando subentra. Insigne l'avevamo già detto questo, no? Lo sosteniamo. Ma giusto per ricordarlo. Ma lo sosteniamo da mesi, purtroppo per me Insigne non fa parte della rosa, Insigne fa parte degli 11, che poi gioca Panda, per Insigne va bene lo stesso perché sono comunque due campioni. Però alla fine sono quelli i giocatori, mettendo Cannavaro arrivi giusto ad 11, perché poi il Britos di turno che gioca al posto di Cannavaro, o il Gemail che gioca al posto di Beramo, oppure per me non sono giocatori che sono top player, sono due buoni giocatori che potrebbero far parte di una rosa, ma certamente non cambiano il volto di una squadra, soprattutto quando ci sono degli scontri diretti come Fiorentina-Napoli o come Juve-Napoli o come Inter-Napoli. Questo per me è, questo il dato. Poi c'è da pensare un'altra cosa, scusatemi se affronto l'argomento. Il Milan sta migliorando la squadra, la Roma ha comunque ieri riuscito a pareggiare con l'Inter, l'Inter comunque lassù, la Lazio sta facendo benino al di là del risultato l'altra sera. Dobbiamo preoccuparci anche di non poter centrare l'obiettivo UEFA, no, Champions, chiedo scusa. Come noi ci preoccupiamo di non vincere lo scudetto, questo è il Presidente, ci dobbiamo preoccupare anche per la Champions, che se vengono fuori altre squadre e il Napoli ha qualche defaianza o qualche calo fisico e abbiamo visto che i giocatori non sono proprio la rosa nel proprio completo, dobbiamo preoccuparci anche di questo. Potremmo vincere lo scudetto come potremmo non andare in Champions, potremmo vincere l'UEFA come stare fuori dal giro. Allora tutte queste cose ci rimangono nel dubbio, noi comunque guardando più lontano
mano, di come guarda il presidente, noi mandiamo questi assist che alla fine sono costruttivi e non distruttivi. Assolutamente sì, io Gennaro ti ringrazio, naturalmente di tutto questo e molto di più ne parlerai giovedì sera nella trasmissione Tifosi Napoletani come sempre alle 20.45. Un abbraccio a Sandra, a Loredana, al nostro direttore, a Anna e soprattutto dal profondo del cuore, forza Napoli. Mi dispiace che non ho indovinato il risultato questa volta, anche perché non sono un mago, l'ho detto, ma tatticamente e tecnicamente poteva anche accadere. Quel gol evitare da PlayStation che avrebbe potuto evitare De Santis Britos e il gol di Bandev avrebbero fatto comunque il 2-0. Mi dispiace moltissimo. Gennaro, grazie ancora, rimettiti, naturalmente ti aspetto lunedì qui a fianco a me. E giovedì ci vediamo, ok? Dal profondo del cuore, forza Napoli, ci saranno Postiglione, sicuramente un'altra novità. Va benissimo. Grazie ancora, grazie. Un bacio, ciao. Ciao. Grazie ancora, grazie a Gennaro Montori. E allora, Sandro, prima di continuare, abbiamo ancora 5 minuti da vivere insieme con i nostri telespettatori. Guardiamo il secondo servizio che Marco Di Bella ha preparato sulle reazioni di ieri. Allora Sandro, come diceva Mazzarri, sicuramente un punto guadagnato, come ha detto anche Cavani, però forse nel secondo tempo si poteva fare di più, c'è stato insomma qualche defaianza alla squadra, ci poteva provare ancora di più. E certo si può fare sempre di più, si può dare sempre qualcosina di più, si può stare sempre un po' più attenti, però tante volte non è facile, poi qualche volta c'è anche l'avversario che è bravo e che ti impedisce di fare le cose che magari in altre occasioni con altre squadre ti sono riuscite. Il rammarico è che il Napoli comunque le due occasioni per poter passare in vantaggio bene o male le aveva create e un po' le ha vanificate anche per merito del portiere. In questo caso il portiere gioca con gli avversari, giustamente difende la sua porta e impedisce ovviamente che l'avversario faccia gol. Però secondo me secondo me è un punto giustamente guadagnato, perché la Fiorentina comunque resta una buona squadra e quindi va preso nel modo giusto, non bisogna mica demoralizzarsi per questo pari. No, poi tutte le partite sono difficili, adesso pensiamo che Parma sia più facile, ma io non credo, sulla carta forse, ma sul campo sicuramente sarà una partita difficile, anche là ci vorrà il miglior Napoli, perché Parma che è un Napoli periodo, ci vorrà è un periodo, è un Napoli migliore, un Napoli più come dire, più reattivo, più deciso, più concreto, se ti capita un'occasione la devi mettere dentro. Questo Napoli qua che sbaglia poco, che non concede niente nella fase di difesa, perché Parma è una squadra che gioca con grandissima tranquillità, non ha niente da perdere, una posizione di classifica ottimale e forse insperata a inizio di stagione. C'ha qualche giocatore come Belfodille che fa gol con una certa continuità, ha dei giovani come Costanzone molto interessanti, rapidi, giocatori che possono creare problemi a tutte le squadre, quindi quella di domenica già sarà un'altra partita molto importante. Bisognerà pensare bene anche proprio all'impiego sia di Armero che di Calaiò anche. Io credo che ci vorrà tempo per vedere questi due giocatori, nel senso che Armero secondo me giocherà solo quando ci sarà una defaianza da parte di Maggio o di Zuniga, altrimenti sarà costretto a giocare in panchina, perché insomma solitamente poi quando vuoi anche cambiare la gara difficilmente metti un esterno, solitamente metti un attaccante a Insigni, pensi di metterti a tre, è difficile che pensi di risolvere la gara mettendo un esterno, per cui subentrerà solo in caso di necessità e la stessa cosa sarà per Calaiò. E allora siamo davvero in chiusura, io ringrazio Sandro Abbondanza di essere stato qui nostro ospite. Grazie a te, grazie ai tuoi telespettatori. Grazie alla regia di Salvio Turco, grazie ancora a tutti voi per averci seguito, arrivederci. E pianto come in un bel film, la passione scoppia dentro, era scritto già.